Eccoci qua, Stembonelli di Lucca. Facciamo una panoramica su tutte le cose. Qui ci sono gli speciali degli altri anni. Drago, Giovanotti, le strisce, serie complete in blocco. Altre cose. Loro ancora, questa è roba che non ormai, questo è il box nuovo di Tex. Le felpe. Le portachiavi l'anno scorso. Ecco, ci spostiamo qui, questo è il portfolio. Poi ve lo farò vedere meglio, ma non è un granché. Ah, c'è quella scatola, poi vi faccio vedere che cos'è nel dettaglio. Qui ci sono i libri, io sono Zagor. Qui c'è lo speciale con la cover lenticolare. Poi vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Mister No nuovo, un bel volume Mister No, esteticamente molto bello. Puzzle, questo è il box di Tex, sta andando a ruba. Allora, scusate le immagini, ma dalla ressa c'è un po' di casino, non si riesce a fare male. Gli altri. Ecco, questa è la lenticolare. Dylan Dog, che urlo, ma Dylan Dog l'ho lasciato qui, che per Dylan non glieli do. Ah, queste sono le scatole. Sono molto belle. Vengono date con la felpa. Se no si possono anche comprare a 10 euro. Ah, ecco, guarda. Guardate. Questa è la copertina lenticolare. Alto. E questo è la ristampa con la copertina. Queste sono le strisce di figurine, sono confezionate a 6, quindi ci sono ancora disponibili. Se non la giovinetta, no, sto facendo una carrellata della roba. Qua. Ah, c'è anche il romanzo di Zagor, andiamo a vederlo. Questo non l'avevo visto. Eccolo qua. No, ci potrebbe. Poi chiaramente vi faccio vedere tutto nel dettaglio. Portfolio, ragazzi, è un po' una delusione, eh? Poi vi farò il dettaglio, più che altro la confezione non è un granché, però poi vi farò vedere. Tanto questa è una carrellata generale. Ah, vi faccio vedere anche qua l'angolo firme. Ah, qui un po' più di calma. Qui c'è l'angolo firme. E là, oltre, dietro che il padrone là, c'è la mostra di Tex, la regione Tex. Dopo caso andiamo a vedere. La felpa è esteticamente bella, ma rimane qui.